Schiena lunga, spalle rilassate. Tu fai con calma, sai, intanto noi qua ci... Rilasso bene la mandibola. Rilassiamo bene la gola. Occhi socchiusi, schiena lunga ma non rigida, risuoniamo con un om. Inspiro. Delicatamente apriamo gli occhietti. Le mani vanno dalle ginocchia al bacino, passano dietro il bacino. Inizio a controllare bene il respiro, cuore al cielo. Faccio bene qualche bel respiro qua. Cerco di portarlo bene a livello delle clavicole. Andiamo a toccare la apnea polmoni pieni. Sentiamo il suono del respiro. Quando l'aria entra, è come una specie di so. Quando l'aria esce, una sorta di hum. Vabbè, torno al centro, recupero la verticalità del tronco, poi le mani scivolano in avanti, lascio cadere testa, spalle. Anche qua dei bei respiri, vado a toccare la apnea polmoni pieni. Do spazio all'aria che entra, do tempo all'aria che esce. E anche qui sento il suono che l'aria genera, quando l'aria entra un so, quando l'aria esce hum. E piano recupero la verticalità, mi posiziono bene nel centro. Cerco di controllare il respiro lungo tutta la pratica. Appoggiamo la mano destra lateralmente, mano sinistra va su. La mano che sta sotto spinge, la mano che sta sopra si apre, si tocca il cielo e il costato si apre. Portiamo bene l'aria qua. Andiamo a toccare la apnea polmoni pieni, cerchiamo spazio. E poi andiamo quasi a toccare la apnea polmoni vuoti. Respiri lunghi e sottili. Quando l'aria entra, genera spontaneamente questo suono, so, uno suono interno. Quando l'aria esce, hum. Poi torno al centro con la colonna, mukula, bocciolo. E cambio, mano sinistra ben appoggiata a terra, mano destra al cielo, apri bene il petto, la mano che sta sotto spinge, senti come questa spinta aiuta a sostenere, a cercare spazio bene durante l'inspiro, fino quasi alla apnea polmoni pieni, poi l'aria esce quasi a toccare la apnea polmoni vuoti. Quando l'aria entra, so,
Quando l'aria esce, hum. È il mantra del respiro lungo e sottile, il suono che naturalmente genera. Piano torno al centro con la colonna, poi facciamo mukula, bocciolo. E piano al centro. Dola, equilibrio. Cerco di mantenere lungo tutta la pratica il controllo del respiro. Non lasciare andare in automatico, controlla bene il respiro. Mano destra sul ginocchio sinistro, mano sinistra sul ginocchio destro. Stiamo facendo Visvata Vinyasa, una mobilizzazione della colonna in tutte le direzioni dello spazio. Allunghiamoci bene verso l'alto e lasciamo che la schiena dolcemente ruoti. Qui facciamo delle respirazioni yogiche complete, gonfio la pancia, torace, clavicole, e poi l'aria esce, clavicole, torace, pancia. Con un paio di volte, con il tuo tempo, cerca spazio quando l'aria entra, diamo tempo quando l'aria esce. E anche qua portiamo l'attenzione al suono che genera e riscontriamo questo soham. Lentamente torna al centro. Soham, ovviamente un mantra, vuol dire io sono lui, io sono l'universo. Mano sinistra sul ginocchio destro, mano destra indietro, allunga bene la colonna, investi un po' di energia nella crescita verso l'alto e lascia che la colonna invece ruoti per quello che ruota spontaneamente. Mantieni una bella verticalità. Respirazioni yogiche complete. Pancia, torace, clavicole. E poi l'aria esce, clavicole, torace, pancia. Quando l'aria entra genera questo suono so, quando l'aria esce genera questo suono ham. Lentamente torno al centro. Una bella verticalità del tronco. Apriamo dolcemente gli occhietti, sì. E andiamo in Dandasana, posizione del bastone. Appoggio bene, tolgo via la massa glutea per appoggiare bene gli ischi. Le mani aiutano ad allungare la schiena, piedi ben attivi, schiena ben attiva, piedi non rigidi, schiena non rigida. Andiamo a toccare la prima polmoni pieni. Andiamo a toccare l'apnea polmoni vuoti. Andiamo a toccare l'apnea polmoni pieni. So. Andiamo a toccare l'apnea polmoni vuoti. Ham. Le mani vanno a toccare il cielo. Succi, indicazione. Espiro, mi tuffo in avanti, quello che c'è, c'è. Non lascio andare il respiro dove vuole lui, durante tutta la pratica cerco, come cerco di controllare la mente, ancora più sostanzialmente cerco di controllare il respiro. Vado a toccare l'apnea polmoni pieni, so,
è il suono che genera, ma lo sento, lo ascolto, lo vivo, lo percepisco. Quando l'aria esce, hum. Lasciamo cadere giù le mani, allento la posa, qualche respiro sulla prima tensione. Qui c'era tanta tensione, è un paschimottanasana pieno. Adesso rilascio, sento che le tensioni man mano che allento diminuiscono, mi fermo sulla prima tensione, qualche respiro spontaneo sulla prima tensione. Lascio cadere la testa, lascio cadere le spalle. Sento la piacevolezza di questa dolce tensione profonda. E piano recupero la verticalità. Dandasana. Da qui le mani scivolano indietro. C'ho la pietra, io scivolo indietro, ben indietro, perché devo appoggiare l'osso sacro. Perciò vado giù a appoggiare l'osso sacro giù. Buhasana. Bu vuol dire terra. Proprio l'asana della terra. Appoggi l'osso sacro dentro la terra. Come un cucchiaio che va ben dentro, una vanga dentro. E da qui spingi sulle mani, spingi sui piedi, Parvottanasana. Qualche respiro qui. So quando l'aria entra, hum quando l'aria esce. Se hai problemi con il collo, guardi i tuoi piedi. Espirando pianissimo oggi. Buono, buono, buono. Incrociamo le tibie. Stacchiamo le mani. Patacca, che vuol dire foglia. Davanti, Agna Chakra, davanti il terzo occhio che si chiude bene. Spingi bene le ginocchia verso le spalle verso le ginocchia. E qua Agni, fuoco. Se puoi, questo giro in avanti come una palla di fuoco, se no come riesci ci mettiamo in posizione quadrupedica. Mani ben sotto le ginocchia, mani ben sotto le spalle, ginocchia ben sopra, ben sotto il bacino. Inspiro tigre, arca la schiena. Posizione della tigre, espirando gatto Marjarihasana. Inspiro tigre. Controllo bene il respiro, non lo lascio andare dove vuole lui. Gatto. Inspiro tigre. Espiro gatto. Queste sono solo delle mobilizzazioni della colonna sul piano sagittale. E da qui piano mi fermo al centro e introduciamo le doppie torsioni. Vado un po' avanti con la mano destra, un po' avanti col ginocchio sinistro. Qui siamo in curva, perciò la colonna è dolcemente flessa con concavità verso sinistra. Inspiro tigre, arca bene la schiena. Vado a toccare la prima posizione dei piedi. Hum. Guarda bene l'ombelico. Inspiro so. Espiro hum. Inspiro so. Mobilizziamo tutta bene la colonna. Espiro hum. Piano mi fermo al centro, recupero le mani, recupero le ginocchia, mi adatto, se c'ho qualche pietra mi aggiusto un attimo. Piccolo passetto avanti con la mano sinistra, piccolo passo avanti col ginocchio destro. Senti questa simmetria, non partire finché non senti la simmetria. Senti che siamo in curva, una curva con concavità verso destra stavolta. Inspiro, tigre, doppie torsioni, so, senti il suono dell'aria, hum. Continua con il tuo respiro un paio di volte, appoggia la mente sul suono dell'aria. Il respiro sta facendo risuonare questo mantra. E piano con calma, mi fermo al centro, riappoggio bene le mani. Riappoggio bene le ginocchia. Allarghiamo le ginocchia, le distanziamo e andiamo in Shashankasana.
Posizione della luna, posizione della lepre, decidi tu come vuoi tradurre questo. Lascia pesare bene la testa, lascia pesare bene giù il bacino, lascia cadere bene giù i gomiti. E qua solo qualche bel respiro con la pancia. Solo questo, qualche bel respiro con la pancia. Lasciamo il tempo al respiro di farsi spazio, di infilarsi bene nel corpo. E poi lentamente sollevo solo la testa, inspiro, espirando, lascia cadere bene giù le spalle, i gomiti. Inspiro, allunghiamo bene le braccia in avanti. Espiro, lascia cadere i gomiti e spalle. Inspiro, vieni in avanti con il bacino, sposta il bacino avanti, avvicina bene le scapole, spingi bene con le mani. Andi una sorta di cana faccia in su, Urdha Mukha Svanasana, spingi bene con i piedi, le ginocchia sono sollevate, attiva bene l'addome. Espiro, cane a faccia in giù. Risucchia bene l'ombelico, mani spingono, testa cade, schiena si allunga. Appoggiamo le ginocchia a terra, inspiro tigre, Vyagrasana. Espiro gatto, Marjarihasana. Fuori tutta l'aria in apnea, polmoni vuoti, andiamo in Shashankasana, posizione della lepre, giù. Inspiro, solo le mani camminano in avanti, allunga bene come dei ragnetti. Espiro, lascia cadere giù i gomiti. Inspiro, solleva la testa, guarda le mani. Espiro, gatto, lascia le mani ben avanti. Inspiro, spingi il bacino avanti, avvicina bene le scapole, cane a faccia in su. Si attiva bene l'addome, cane a faccia in giù. Restiamo qui qualche respiro. Risucchia bene l'ombelico. Ammorbidisci un po' le ginocchia, quel quanto basta, poco poco, per facilitare la schiena. Senti che se pieghiamo un po' le ginocchia, la schiena viene facilitata nella sua impresa di allungarsi bene verso l'alto, di far decollare bene il sacro verso il cielo. Perciò piega le ginocchia quel quanto basta per, e poi se puoi lascia cadere giù i talloni. Da questa posizione vieni avanti, posizione da piegamento, Santolasana. Espiro, piegamento, Chaturanga Dandasana. Cane faccia in su, Urdha Mukha. Avvicina bene le scapole, apri bene il cuore, Hado Mukha, cane faccia in giù. Inspiro, Santolasana, vieni avanti con la testa, attiva bene l'addome, Chaturanga Dandasana. Urdha Mukha Svanasana, Hado Mukha Svanasana. Qualche respiro qui. Piede destro al cielo. Spingi bene con le mani. Senti questa continuità dalle mani che spingono la terra al piede destro che tocca il cielo. Piede destro tra le mani. Lasciamo cadere giù il ginocchio sinistro, lasciamo cadere giù il collo del piede sinistro, assicurati che il piede sia bene in linea con le mani. Esatto. Lascia cadere bene giù il bacino, mano destra va su. Senti questa continuità tra la mano destra, questa catena crociata dalla mano destra fino al piede sinistro. Disegna proprio dal punto di vista sensitivo questo percorso. Bacino ben giù, sguardo bene la mano. Andiamo a toccare la prima polmone pieni, so. Andiamo a toccare la prima polmone vuoti, ham. Ancora una volta per conto tuo. Pianissimo, appoggiamo la mano sul ginocchio. Sì. Puntiamo il piede che sta dietro, spingiamo bene il tallone lontano. Spingi bene con la mano via il ginocchio e ruota bene il tronco. Già questa può essere un'asana, eh? Se puoi stacca anche la mano. E anche qui, apnea polmoni pieni lentamente, cerca spazio. So,
Ham. Ancora una volta. Pianissimo, la manina va giù, piede raggiunge l'altro piede, piegamento, chaturanga dandasana, cana faccia in su, con gioia, cana faccia in giù, piede sinistro al cielo, resta qui qualche respiro. Piede sinistro tra le mani. Guarda dove sono le mani, proprio lì metti il piede. Sì, lascia cadere giù il ginocchio, quello del piede, ma soprattutto lasciamo cadere bene giù il bacino. È il bacino che va giù. Devi sentire qualcosa che si allunga qui davanti. Mano sinistra su. Sguardo bene la mano che sta su. Vado a toccare l'apnea polmoni pieni. So. Cerchiamo spazio. Ham, l'aria esce e genera questo suono, sentiamo questo suono, viviamo questo suono, diventiamo questo suono. Ancora una volta, per conto tuo. Pianino la mano va sul ginocchio, punta il piede che sta dietro, spingi il tallone lontano. Senti questa base d'appoggio, questi tre punti d'appoggio. Spingi con la mano sinistra e lasciamo ruotare il tronco. La manina va su, se puoi, se no va bene anche la mano qua. E due bei respiri qua. So ham. Quando inspiro, so. Quando espiro, ham. La manina va giù, piede raggiunge l'altro piede, spingi bene sulle mani in questa transizione, non è una transizione scontata, piegamento, cana faccia in su, cana faccia in giù, qualche respiro qui, mani spingono, sgrana bene le dita delle mani, lascia cadere bene giù i talloni, risucchia dolcemente l'ombelico, resta qui qualche respiro, sì, buono, buono. Esatto. Perfetto. Sì, buono. Senti questa spinta che ti ho dato? La stessa cosa falla con le tue mani. Vi faccio sentire la spinta. Questa è la spinta che devi fare con le tue mani. Anche tu, Bruna, vai su. Ecco. Buonissimo. Ruotiamo piede destro, 45 gradi, avanti piede sinistro, tra le mani. Spingiamo bene sui piedi, veniamo su. Costruiamo la base d'appoggio del guerriero 1, che andiamo proprio a costruirlo, a viverlo. E mi bacino destro, ben in avanti. Mi assicuro di non essere qua così. E mi bacino destro, spingi in avanti. So, quando inspiro, espiro, risucchio dolcemente l'obliquo, ham. Da qui ci apriamo, guerriero 2, la base d'appoggio cambia, il bacino si apre, le spalle, il cuore si apre, spingi bene con le mani. Sguardo medio, indice mano sinistra. Anche qui so, ham un paio di volte. Quando l'aria entra, scende fino alla pancia, la pancia un po' si contiene e perciò l'espansione è prevalentemente toracica. Attiva bene l'udiana banda. Espiro, appoggio le mani, piede raggiunge l'altro piede, piegamento, chaturanga dandasana, urdha mukha svanasana, hadha mukha svanasana.
ruotiamo piede sinistro, avanti piedino destro, spingi bene sui piedi e veniamo su, una bella base d'appoggio e facciamo proprio, diventiamo guerriero 1, viva Bhadrasana. Sguardo bene i pollici, tangente ai pollici all'infinito, guarda questa meraviglia di cielo. Entra nel cielo, affonda bene con il ginocchio, risucchia l'ombelico. Soham, inspiro. So, espiro, ham. Inspiro qui, so. E con l'am mi apro, ham. Mi aggiusto. Spingi bene con le mani, senti tutta la meraviglia che c'è dentro di noi e guarda anche la meraviglia che c'è fuori di noi. Affonda bene con il ginocchio, senti l'aria fresca che entra e genera questo suono, so. E ham quando esce. Inspiro qua, so, e ham direttamente, appoggia le mani, so, piede, tocca l'altro piede, ham, piegamento, inspiro, Urdha Mukha, scapole vicine, spalle lontane dalle orecchie, collo libero, ham, camminiamo con i piedi vicino alle mani, inspiro, sguardo in avanti, se lasciamo cadere giù la colonna, inspiro, le braccia vanno dietro, lato, su, e poi le mani scivolano davanti al cuore, e il ginocchio destro viene su, e resto qua qualche respiro, sì, diventiamo proprio uno strumento musicale, lasciamo proprio che il respiro faccia vibrare, faccia risuonare, ci faccia risuonare. Soham. Piano, piedino destro, se posso, ci sono mille varianti, ovviamente questa è una facilitazione, questa è un'altra. Andiamo verso Vrksasana, l'albero. Questa è la più pericolosa, se vogliamo dire, perché se spingi ti fermi al ginocchio, se no va benissimo, tallone vicino al suo pubblico e puoi spingere, qui puoi spingere tranquillo, mani davanti al cuore, schiena lunga, immagina veramente questi due nastri dal pube ai muscoli sotto gli iodei, allunga bene e dal sacro fino ai sottoccipitali, allunga questi due nastri, perciò l'ombelico va dentro, l'Uddiyana Bandha si attiva, le mani vanno su, spalle vanno giù, due bei respiri qua, toccare la pinna, polmoni pieni, so, ham. Inanna Mudra, Chin Mudra, e vado giù, Ganesh Kautwam, adorando Ganesh, e lui, gomiti indietro ed è perfetto, sì, così il cuore si apre, e piano, Tadasana, qualche respiro qui, senti la bellezza, senti la specialità, la preziosità di Tadasana, di tutte queste pose. E poi prendiamo sul ginocchio sinistro. Dopo il bagno. Ciao. Schiena lunga. Rilassa tutto ciò che non serve. Questo è proprio un addestramento per quello che andiamo a fare, che è Vrksasana. Ci assicuriamo di non portarci la rigidità.
E piano piede, lo metto dove vuoi, va bene questo. Questo nella tradizione si usa molto, per me è scomodissimo, ma per questo va bene, questo va bene. E se vuoi, tallone vicino all'osso pubblico. E la pianta del piede spinge bene, l'alluce guarda bene giù, addome attivo, pensa a questi due scotch, questi due nastri, dal pube ai sottoioidei, ben su, e dal sacro all'occipite. Le mani vanno su, spalle giù, uno sguardo all'infinito, uno sguardo delicato all'infinito. Senti che quando lavori sull'espressione facciale in realtà stai lavorando in profondità. Andiamo a fare un paio di respirazioni profonde, tocchiamo la pineale, polmoni pieni, senti il suono che l'aria genera quando entra. Inanna Mudra, Chin Mudra, lì. E andiamo verso Ganesh Kautuam. Spingi bene i gomiti indietro, apri bene il cuore. E da qui, libero, Tadasana. Occhi chiusi, rimango qui qualche respiro. Apriamo gli occhietti, inspiro, sgrana bene le mani, S, pranam, inspiro, Anjali Mudra, S, padastasana, inspiro, uttanasana, alza bene il cuore, guarda in avanti, espirando, passo passo dietro o come vuoi, anzi facciamo un piegamento se vuoi e ci depositiamo giù. Tu stai andando in ombra lì, no povera? Ti sei spostata proprio verso di là, sì, sì, spostati, che non mi crepi. Allora, anche lì puoi andare, da lì è buono se vuoi. Sì, perché è assurdo stare con queste, in questa giornata all'ombra, che non mi... dopo... perché il sole è così bello, così sì, forte, no, siamo qua proprio a prendere il sole e non ci faremo fregare dall'ombra. E qua, no... Muoviamo un po' il bacino. Portiamo le mani lungo il tronco, se posso, se voglio, fronte a terra. Andiamo a una variante di Shalabhasana della Locusta. Allunga, diciamo, la gamba destra, estendi bene l'anca destra, il ginocchio destro si solleva un po'. E resto qui qualche respiro. Se posso avvicino le scapole e spingo con le mani a terra. Allungo bene il respiro, vado a toccare la pineale, polmoni pieni e vado a toccare la pineale, polmoni vuoti. E piano giù e cambio la zampina. Vado su col ginocchio sinistro, estendo bene l'anca sinistra. Scapole vicine, mani spingono. Allungo bene il respiro, anche nelle difficoltà, anche in queste posizioni un po' annodate. È ovvio che il respiro si incanala in modo diverso, ma andiamo a cercare la pineale, polmoni pieni e la pineale, polmoni vuoti. E piano giù, buonissimo. Andiamo tutti sul fianco destro, perciò vado spalla destra giù. Piego un po' le ginocchia, mano sinistra, ginocchio sinistro, porto il ginocchio sinistro verso il cielo e andiamo in Anantasana, ormai questa la conosciamo noi. Mano al piede, mano piede. Rilasso bene la gamba che sta sotto. E anche qua solo due bei respiri completi, fino alla pneumonia, polmoni pieni, so,
fino alla prima polmoni vuoti, hum. E piano, allento, piego un po' il ginocchio e andiamo schiena giù, pancia su. Guardiamo la meraviglia del cielo, colore stupendo, lasciamo proprio entrare il cielo, non guardiamo niente, lasciamo che la luce entri. Pieghiamo le ginocchia, appoggiamo bene i piedi, spingiamo con i piedi e lentamente andiamo su, una sorta di mezzo ponte, Ardha Chakrasana, piedi spingono giù, cuore al cielo. Soham, anche qui, sentiamo il suono, diventiamo suono. E poi lentamente una vertebrina alla volta, appoggiamo giù la schiena. Se hai bisogno di allontanare un po' le scapole, fa un po' di spazio per appoggiare giù i vari metameri, fallo. Cerchiamo di appoggiare giù bene anche la zona lombare, che è la zona più difficile, perché ovviamente è in lordosi. E poi appoggiamo giù l'osso sacro. Quando appoggiamo giù l'osso sacro, la zona lombare si scolla un po' dal tappeto, perciò recuperiamo la neutralità delle curve. E poi andiamo a sinistra, ci giriamo verso sinistra, fianco sinistro giù. Pieghiamo un po' le ginocchia. Mano destra, ginocchio destro, ginocchio verso il cielo. E andiamo verso Anantasana, una posizione dell'infinito. Va bene prendersi il piede, va bene prendersi il polpaccio, va bene prenderti quello che vuoi. La calza, la braga. Due bei respiri qua. Fino all'apnea polmoni pieni, so, e quando l'aria esce, hum. Pianissimo, allenta la posa. In queste transizioni non buttar via il lavoro, rimani con la qualità. E piano, aiutandoci con le manine, ci mettiamo in posizione seduta. Anche tu sei all'ombra, se vuoi saltare. Lì non si può stare. O vieni qua, posso... ma questo. Ah. Sì, sì, qua. Sì, ma tra un po' sono anch'io all'ombra. Ma sì, non cambia niente. Là. No, là tu sei un po' più indietro, sei sul sole. Io ho questo che mi viene qua, ma giusto. Appoggiamo bene gli ischi, schiena lunga. E rilasso bene le spalle. Occhi socchiusi. Andiamo solo ad allungare il tempo dell'inspirazione. Fuori tutta l'aria, velocemente, completamente. Inspiro lentamente in 15. Resto qua, apnea polmoni pieni, se sento che è comodo entro dentro l'apnea, se sento che c'è ancora qualche spazio riempio bene, il corpo cambia un po' la forma, senti che stai crescendo e poi l'aria esce lentamente. Qualche respiro tranquillo.
facciamo la cosa inversa, inspiro velocemente, pienamente, e poi lentamente in 15 secondi l'aria esce. Prendiamo i polmoni vuoti, se c'è ancora un po' di aria dentro fallo uscire, lascia il tempo, rimaniamo nel vuoto e al primo disagio l'aria entra. Senti lo spazio che crea il pranayama, senti la... la diversa densità, la trasformazione che il pranayama crea. Lascia che ciò avvenga, lascia lavorare questi respiri. Uniamo le due cose assieme. Fuori l'aria velocemente, completamente. Inspiro lentamente in 15. Rimani un attimo nella polmoni pieni, se c'è bisogno carica ancora un po', se c'è spazio. E poi lentamente in 15 l'aria esce. Apnea polmoni vuoti. È il primo disagio. Lascia la respirazione spontanea. Facciamo un minuto di dhyana, di meditazione. Lasciamo il corpo fermo. Se hai bisogno di mettere qualcosa sotto le natiche, sempre un buon momento. Se hai bisogno di aggiustarti, aggiustati, e poi piano piano cerchiamo di rimanere nell'immobilità, perché nell'immobilità del corpo, un'immobilità attraverso il rilascio e attraverso l'allineamento, il sentire va in profondità. Lasciamo il respiro assolutamente spontaneo. Facciamo attenzione a tutto ciò che succede dentro al corpo, il tocco dell'aria. La piacevolezza di stare nel corpo, con il corpo, per il corpo. Sentiamo l'aria fresca che entra attraverso le narici e rinfresca le narici. Tutta la parte alta delle vie respiratorie. Poi quando l'aria esce sentiamo che l'aria scalda queste zone. Anche attenzione a cosa succede fuori, il sole che si scalda, che ci scalda. Le onde del mare.
il suono della città lontano. E vi suoniamo con un om, inspiro. Mai davanti al cuore. Qualche spiro di gratitudine verso queste sublimi discipline, verso questo spazio che si apre al lavoro, verso questo tempo che si concede a questo lavoro così prezioso e anche tutte le energie interne che ci hanno spinto qua oggi a praticare. Namaste.